Chiusura del 22 aprile, il sindaco ha detto: parlate ancora di cazzate, voi quei quattro imbecilli sopra di voi, sentire queste minchiate di sempre, al minuto 1:25 dello streaming. Al minuto 1:37, mentre il consigliere Ferranti stava parlando, stava facendo il suo intervento, il sindaco lo ha interrotto continuamente e lei, invece di riprendere il sindaco e magari farlo uscire, ha interrotto i lavori del Consiglio Comunale. Seduta del 25 aprile, il sindaco dice: i cittadini vi hanno mandato a cagare, questa città inizia a starmi sui coglioni. Il campo del 15 aprile, è un casino, fa cagare, è la più grande truffa che sia mai stata fatta qui, i giornalisti umbri mi hanno rotto il cazzo, per me se ne possono andare a cagare. E lei non è intervenuta, non l'ha ripreso in nessun modo. Ha fatto intervenire l'assessore Corridore, che non è un consigliere comunale, che si è rivolta al consigliere Cecconi dicendo: per portare i pareri bisogna capirli e lei non è in grado. Poi ha detto a Cecconi: vigliacco, vai a lavorare che non hai fatto nulla in vita sua. Schenardi ha detto a Cecconi all'interno dell'aula, si sente nello streaming, hai i coglioni di un coniglio. Corridore si è rivolto a Cecconi dicendogli: attento che ti sei bagnato. Tutto questo accade senza che lei intervenga minimamente. Nella seduta del 18 marzo ha ritenuto di iniziare il Consiglio Comunale facendo tutta una sua lunghissima interlocuzione sulla questione del consigliere che si era Primieri. Da questa città, attraverso la mia università, voi 4 pezzenti di merda, manco 5 lire ci avete messo. Quindi tirate fuori almeno 4 lire, perché se no è la proporzione. Io 1 milione di euro con la mia università l'ho regalata a sta città. Voi no. Poi, caro Cecconi, facendo ancora una parentesi su ieri, le rammento che è per colpa sua che il prefetto non ha unito la nostra vigilanza con il resto del servizio. Io l'ho chiesto ad agosto. Voi siete degli ipocriti, i cittadini lo capiranno. Comunque. Ma qui non si sta a fare gerarchi nazisti. Qui si sta a fare politica, si sta a fare proposte nell'interesse della città. Questo atto va bocciato. E io credo che qualcuno dovrebbe anche chiedere scusa per le parole e i contenuti usati nei confronti della Presidente del Consiglio, che ringrazio ancora per come egregiamente svolge il proprio ruolo.